Benvenuti a Metro Napoli Web TV, la TV online della rete civica metropolitana della provincia di Napoli. Continuiamo il nostro giro di consultazioni, se vogliamo dire così, sul disegno di legge Delrio. Dopo alcuni deputati, senatori, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, abbiamo qui oggi Edmondo Cirielli, deputato alla Camera per Fratelli d'Italia, nonché responsabile del partito per quanto riguarda gli enti locali. L'onorevole Cirielli è stato anche presidente della provincia di Salerno dal 2009 al 2013, quindi una persona che conosce sicuramente la realtà degli enti locali e delle province in particolare. Che cosa pensa, qual è il giudizio dell'onorevole Cirielli e quello di Fratelli d'Italia sul disegno di legge Delrio? Sì, innanzitutto è un disegno di legge sconclusionato dal punto di vista amministrativo burocratico perché non individua bene le competenze degli enti che va a creare e quelli che va a sopprimere. È una norma sbagliata dal punto di vista contabile. Immaginate che questa norma parte sulla demagogia dell'inutilità delle province, quindi delle aree vaste e della rappresentanza popolare alla guida di questi enti come elemento anche di risparmio di spesa pubblica, e invece la Corte dei Conti è venuta in aula, in Commissione Affari Costituzionali, a dire esattamente il contrario, che questo disegno di legge sicuramente da una parte non quantificava in maniera chiara i risparmi eventuali, mentre sicuramente comportava delle spese nuove. Quindi uno dei soliti bluff all'italiana che ci ha regalato questo Delrio, uomo di fiducia dell'attuale Presidente del Consiglio incaricato Renzi. È una demagogia perché io ho avuto un'esperienza specifica come Presidente della provincia, oggi faccio il parlamentare, quindi mi trovo anche dall'altra parte della barricata, passatemi il termine. Oggettivamente gli enti di area vasta hanno un'importanza in sé insopprimibile, ma sono veramente incidenti sul territorio se esiste la democrazia, cioè se i cittadini possono individuare direttamente chi lo rappresenta, dando quindi tramite la voce di una persona forte del consenso elettorale la capacità di difendere un territorio, di difendere una realtà e di difendere le sue necessità, soprattutto sociali e soprattutto economiche e lavorative, quindi difendere il lavoro sul territorio. Purtroppo nel disegno di legge Delrio c'è esattamente la scomparsa dell'elemento elettivo, perché è falso che abroga le province, crea peraltro sui territori, come per esempio anche Napoli, le città metropolitane, senza però creare una persona che è realmente rappresentante del popolo su quel territorio. Sicuramente ne avete già parlato, fa di peggio nel caso specifico delle grandi aree metropolitane, individua il sindaco della città principale, quindi eletto solo da una quota, anche minima, nel caso di Napoli un terzo degli abitanti, come sindaco della città, della provincia metropolitana, della città metropolitana, di tutta l'area, senza in realtà essere eletto da queste persone, e quindi è logico che tenderà a usare risorse e strutture dell'area metropolitana per la sua campagna elettorale o comunque per la sua zona cittadina. Crediamo anche che questo sia una distorsione grave che va corretta, oltre al fatto che secondo noi è anche anticostituzionale. Il sindaco di Napoli infatti era tra i pochi, insomma, che vedeva questo disegno di legge come un'opportunità e quindi E certo, per era anche continuare a fare il sindaco a spese di tutti gli altri. rassicurava anche i sindaci dei comuni del territorio provinciale, insomma, stare tranquilli, insomma, che avrebbero anche loro goduto di questa riforma. Questa riforma è tra l'altro stata bocciata, oltre che dalla Corte dei Conti, come diceva lei, anche da 44 costituzionalisti insigni, oltre che dal Censis, altre, diciamo, realtà La Società del. Geografica Italiana, che ha fatto uno studio che esattamente dimostra il contrario. Esattamente, e oggi abbiamo la notizia secondo la quale la Regione Lombardia sarebbe pronta ad impugnare innanzitutto i commi della legge di stabilità che prevedono il commissariamento per le province in scadenza e poi una volta approvato anche il disegno di legge Delrio, anche questo laddove dovesse rimanere diciamo così come oggi. Lei pensa che la strada del ricorso alla Corte Costituzionale può essere una via giusta per impedire che questo disegno di legge Io venga penso che rimosso? il ricorso agli organi di giustizia in un paese democratico e civile rappresenta la forma di difesa più alta e più giusta che non soltanto i cittadini, ma anche gli enti devono rappresentare. Nella fattispecie, le regioni sicuramente sono coinvolte in maniera
pressante in questa riforma, senza risorse aggiuntive, in un caos burocratico che si viene a creare e che chiaramente potrebbe anche essere portare gravi conseguenze negative sulla stabilità interna dei bilanci regionali. Quindi hanno anche ragione dal punto di vista proprio finanziario. Rimane il fatto, secondo me, che è chiaramente in contrasto con la Costituzione, perché questo organo è stato pensato come un organo elettivo della Costituzione con le sue competenze, e l'elezione peraltro diretta del Presidente della Provincia, e nel caso specifico, perché io condivido il principio che magari nella zona dove c'è una grande area urbana potrebbe essere la necessità di creare una nuova struttura, ma forse magari con un po' di coraggio si poteva pensare a un diverso assetto specifico, magari fare eleggere da tutti i cittadini dell'area napoletana una sorta di governatore dell'area metropolitana, che magari prendesse le funzioni del sindaco, prendesse le funzioni del presidente della provincia. Magari si potevano trasformare i comuni in una sorta di municipi, cioè di circoscrizioni magari un po' più potenti, e questo avrebbe sicuramente snellito e creato un'area contigua dal punto di vista della comunità, dal punto di vista anche dell'integrazione sociale. Poteva essere una grande occasione di riforma complessiva. Io penso anche di più, probabilmente in un'area come Napoli forse si poteva anche immaginare di dare i poteri del presidente della regione a questo presidente dell'area metropolitana eletto direttamente, magari fare una nuova regione di tutto il resto della Campania. Ma voglio dire, era un'occasione per pensare in grande. Invece la fretta di poter dire sui giornali abbiamo sciolto le province, abbiamo fatto questo, ha fatto, come sempre capita, una mediazione al ribasso. Quindi magari costituire un ente che potesse diventare interlocutore diretto con l'Unione Europea per quanto riguarda... Esatto, un ente veramente forte, però eletto direttamente da tutto il popolo, magari fare anche una consultazione referendaria nei comuni dell'Interland napoletano, perché magari ci poteva essere qualcuno interessato ad andare a Caserta, qualcuno interessato ad andare a Salerno, qualcuno interessato ad andare ad Avellino, creare una forte area metropolitana con una persona che avesse i poteri del sindaco, del presidente della provincia, del presidente della regione, e che potesse dare veramente una risposta immediata alle necessità, e sgravare dal punto di vista burocratico questa persona affidando molto ai municipi, quindi ai comuni, ma chiamati magari in maniera diversa. Insomma, ecco, poteva essere un'occasione di snellimento burocratico e di grande rilancio. Purtroppo Delrio si è dimostrato non all'altezza della situazione, come il governo che ha portato avanti, peraltro contingentando i tempi, senza neanche, ecco, anche strozzando il dibattito in proprio Parlamento. Proprio su questo un'ultima domanda e chiudiamo. Quale sarà l'atteggiamento di Fratelli d'Italia in Parlamento, adesso il disegno di legge in discussione al Senato e anche laddove dovesse tornare alla Camera per eventuali modifiche? Quale sarà l'atteggiamento di Fratelli d'Italia? Io sono già intervenuto in Commissione Affari Costituzionali, quello che ho detto oggi per TV l'ho detto ovviamente argomentandolo giuridicamente con emendamenti, insomma la nostra è stata un'opposizione ferma, non abbiamo fatto ostruzione perché come Fratelli d'Italia non pensiamo sia giusto ricorrere all'ostruzionismo, ancorché legittimo dal punto di vista parlamentare. Noi abbiamo concentrato su pochi interventi e pochi emendamenti chiave la nostra azione. Noi vogliamo una riorganizzazione complessiva dello Stato, in parte l'ho accettata e l'ho accennata. Abbiamo presentato una proposta di legge che raccoglie quella della Società Geografica Italiana, che è la più grande, importante e antica società geografica d'Italia, che fa una riorganizzazione sostanzialmente dove crea 30 super province, tra cui le aree metropolitane, che hanno una via di mezzo dei poteri tra province e regioni, elette direttamente dal popolo su base storica, identitaria, geografica ben definita, e che rappresenta comunque dalle 101 province che ci sono insieme alle 20 regioni, quindi 120 enti, se ne fanno solo 30, realmente un'occasione di ragionare per lo sviluppo del territorio, non per la demagogia che oggi va in vigore.